Get into your working clothes. Up to your knees in oil and grease with a grindstone to your nose. Yeah, yeah, yeah. Benvenuti alla puntata di oggi. Albino, oggi ci parlerai di leadership, di che cos'è e che cosa fa un leader. Bellissima la leadership, è un argomento affascinante, molto bello e anche un po' diverso da come immaginano molti. Ovvero, nell'immaginario collettivo, il leader è uno che nasce tale. Noi abbiamo scoperto che non è affatto così. Leader si diventa e ci sono anche delle strategie per diventare. Facciamo oggi due esempi, uno americano e uno italiano. Allora, quello americano lo conoscete tutti, Bill Gates, il fondatore di Microsoft, quella che è stata l'azienda che ha portato i PC sui nostri tavoli, sulle nostre scrivanie. Diciamo che Bill Gates ha una storia molto particolare, perché era uno studente di Harvard, quindi l'università più prestigiosa del mondo, ma fu buttato fuori. Quindi non era proprio uno studente ottimale, ma era concentrato totalmente sui computer. I computer allora, ricordi Luciano, erano delle macchine enormi in possesso di alcune organizzazioni ricchissime come l'esercito americano, l'MIT, IBM e pochi altri. Io nasco come imprenditore, come tu sai, e quando nel 90 comprai il mio primo computer mi scaricarono con un camion un affare grande, grande, immenso così, che aveva la capacità che oggi ha probabilmente la Secure Digital del mio telefonino, ma forse molto molto meno. Quindi sicuramente anche molto meno. Molto meno. E in quegli anni lì Bill Gates, che programmava giorno e notte su questo mega computer messo a disposizione dall'università, cominciò a sviluppare l'idea folle, e che poi è diventata realtà, di portare su ogni scrivania nel mondo un personal computer. Quindi tu ci stai parlando già di vision e di fatto anche la missione, la mission. Esatto, infatti la vision era quella, portare un personal computer sulla scrivania di ogni persona nel mondo. E poi è scaturita la mission Microsoft, cioè quel sistema, quel computer sulla scrivania di ogni persona nel mondo avrebbe adottato un sistema operativo di proprietà di Microsoft, il famoso Windows, che ancora oggi è nell'80% dei casi sul nostro computer. Quindi un leader deve avere chiara la sua vision, la sua mission? Chiarissima la vision. La mission la svilupperà nel tempo, ma sarà focalizzato su raggiungere parte della vision con un proprio sforzo personale e di team. Pensate che Bill Gates ancora oggi, lui si è tirato fuori da Microsoft, ha nei posti principali di Microsoft i suoi amici di università. Quindi in effetti da quello che ci stai dicendo che la vision deve già averla il leader, e concettualmente da quello che noi ci diciamo sempre, la vision può essere astratta, può essere un concetto, e la mission invece è come realizzare la vision. Cosa ci puoi dire su questo? Esatto, è proprio così. Quindi la vision è un sogno, un qualcosa di straordinario che muterà la società, ma non è detto a livello planetario come ha fatto Bill Gates, anche a livello un po' più piccolo. Per esempio, una vision e una mission molto potenti sono quelle di Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica. Spettatori, sapete che Leonardo Del Vecchio era un trovatello, non aveva genitori. Fu affidato a una comunità dove impararono a fare monete. Quindi a questi trovatelli, a questi orfani, insegnarono a fare delle monete. Questo non gli servì direttamente, cioè non ha mai fatto monete, ma gli servì come metodo di lavoro, come laboriosità, come lavorare per obiettivi, qualcosa su cui poi torneremo. L'obiettivo è fondamentale per un leader. Però ecco, anche lui, Leonardo Del Vecchio, questo bambino, uscendo da questo orfanotrofio per guadagnarsi da vivere, cominciò a ipotizzare, a sognare, e la sua vision fu fornire i migliori occhiali del mondo. Quindi una vision già costruita quando era bambino, che poi l'ha realizzata con la mission. Con la mission. Infatti nella sua mission era creare l'azienda di ottica, di produzione occhiali, più importante del mondo. E fece anche una scommessa con se stesso, cioè disse, quando era solo un adolescente, comprerò Ray-Ban. Attenzione, non il paio di occhiali, come dissi anch'io, e poi li acquistai. Proprio la fabbrica americana. E ci è riuscito. E quindi ha realizzato pienamente la sua vision.
E anche la sua mission. E anche la sua mission. E ha coinvolto migliaia di famiglie italiane in questo progetto e sono stati tutti realizzati nel appoggiare Leonardo Del Vecchio a realizzare questo macro obiettivo. Quindi vediamo Bill Gates, Microsoft, Leonardo Del Vecchio, Luxottica, ma potremmo fare moltissimi altri esempi. Albino, quindi ci hai parlato di vision e mission e ci hai parlato anche che ci vuole forse sviluppare un obiettivo per realizzare poi la mission. Ci parli dell'obiettivo? Assolutamente sì, quello che si chiama obiettivo strategico, ovvero un obiettivo che permetta di realizzare gradualmente la mission, quindi la missione che fa muovere verso una visione, una vision globale. Ecco, l'obiettivo strategico, da tantissimi anni gli imprenditori e i manager hanno dibattuto, ma come deve essere questo obiettivo per essere ben formato? E nel 1981 George Dorian, esperto di management, sviluppò il concetto di SMART. SMART vuol dire intelligente, ma è anche in questo caso un acronimo che, per così dire, nasconde con ogni lettera una qualità dell'obiettivo, una qualità che l'obiettivo deve avere. Poi fu proprio Peter Drucker, il padre, il guru del management moderno, che adottò questa strategia descrivendola nel libro Management, un libro bellissimo che vi consiglio, anche se sono oltre 800 file. E ci dici qualche elemento di questo acronimo, come svilupparlo? Sì, vi dirò il primo. Il primo è proprio la S di specific, cioè specifico. Un obiettivo deve essere molto specifico e non solo nel management, anche nella vita di tutti i giorni. Siamo in un periodo in cui le persone a volte mangiano più del dovuto e quindi tanti vogliono dimagrire. Voler dimagrire non è un vero obiettivo, è solo un desiderio. Diventa un obiettivo specifico qualora una persona stabilisce di tot chili. Questo è specifico. Poi c'è la T. SMART, cioè la T di time bounded, cioè tempificato, con una scadenza. Ma questi 3 kg entro quando? Entro 6 mesi. Ecco che l'obiettivo diventa molto più concreto. Sai che la PNL, la programmazione neurolinguistica, ha aggiunto alcuni concetti a SMART. Ci vuoi ricordare qualcosa? Sì, innanzitutto SMARTER. E quindi concettualmente la E sta per ecologico, nel senso, detto in maniera semplice, non deve danneggiare me, non deve danneggiare gli altri e non deve danneggiare il mondo che mi circonda. Se l'obiettivo che ho risponde a queste 3 domande in maniera positiva, è un obiettivo ecologico e quindi io posso realizzarlo. Altrimenti è bene che io vada a rivedere l'obiettivo che mi sta conducendo su qualche strada probabilmente poco appunto ecologica. Su questo c'è una cosa molto interessante. Noi facciamo spesso esempi positivi, ma ci sono anche quelli negativi. Noi sappiamo che Exxon, per esempio, una società petrolifera, è stata per moltissimi anni l'azienda numero uno al mondo e oggi è comunque nelle prime 10, nonostante l'avvento del digital. Eppure loro non lavorarono tanto sull'aspetto di ecologico e infatti non permisero alle loro petroliere di avere quei criteri di sicurezza che ci sono oggi e crearono 2 gravi incidenti, uno dei quali in Alaska, che è stato veramente tragico per l'ecologia del pianeta proprio. Certo, infatti questo ce la dice lunga sul fatto che se le aziende, le multinazionali adottassero questo principio della PNL, quindi l'obiettivo ecologico, probabilmente dovrebbero rivedere molto la loro vision e la loro mission. Possiamo dire qualche altro elemento dell'obiettivo SMARTER, quindi? R sta per registrato, cioè scriverlo. Da studi effettuati, su 100 persone solo il 3% scrive i propri obiettivi e questo 3% riesce a raggiungerli in modo molto più concreto rispetto alle persone che non scrivono, che non registrano. Se io scrivo un obiettivo, magari lo metto nell'armadio, ogni mattina che apro guardo il mio obiettivo, lo rivedo, lo riformulo, aggiungo un elemento, guardo cosa è possibile e cosa probabilmente è impossibile, per cui lo rivedo anche in maniera critica, man mano vado a realizzare un obiettivo che lo percepisco sempre, in PNL si dice sensorialmente basato, cioè lo vivo, e nel momento che l'obiettivo io lo sto vivendo in maniera sensoriale, l'obiettivo è molto più vicino a me e molto più realizzabile. Quindi la PNL ci dà questi strumenti. Bellissimo, qui mi viene un esempio che non è solo quello del management, quindi delle aziende, ma del mondo artistico. Jim Carrey, a te piace Jim Carrey? Sì.
grande attore, anche molto comico in certi film, tipo The Mask. Lui iniziò proprio la scuola di attore pagandosi tutto questo facendo il cameriere, il classico che inizia dalla gavetta, eccetera. E racconta lui stesso che a quell'epoca scrisse, aveva il libretto degli assegni, anche se aveva solo $30 sul conto, scrisse un assegno a se stesso di $20 milioni, perché aveva proprio l'obiettivo smarter di essere pagato così per un solo film, che allora sarebbe stata, diciamo, il compenso maggiore nella storia del cinema. Ed è avvenuto proprio questo, lui è riuscito a realizzarlo. Certo ha avuto impegno, ha avuto tanti fattori che lo hanno aiutato a raggiungere il successo, ma può essere stato fondamentale anche questo, cioè aver già vissuto sensorialmente il successo raggiunto, addirittura con una prova concreta, anche se tutto sommato solo immaginaria? Ci sono tutti gli elementi che abbiamo citato fino adesso, quindi la vision, la mission, il registrato ecologico e soprattutto il focus, quindi quanto lui era dedito e focalizzato su quell'obiettivo da raggiungere e quindi sensorialmente basato, lo sentiva, lo voleva e sicuramente tutta l'attenzione di noi esseri umani quando siamo così vocati per quel determinato obiettivo ci conduce alla realizzazione dell'obiettivo stesso. È chiaro che non si realizza da solo l'obiettivo, certo, ma se io sono focalizzato su questo anziché dire troppo difficile, non ce la farò mai, è impossibile, tant'è vero che un obiettivo deve essere espresso in positivo, un'altra cosa che ci dice la PNL. Se io dico non voglio essere grasso, chiaramente sto togliendomi qualcosa e quindi la negazione va ad inficiare quello che è il mio obiettivo. L'obiettivo deve essere espresso in positivo. Io faccio l'esempio, è come se io vado al supermercato e mi scrivo tutte le cose che non devo comprare. Non devo comprare il formaggio, non devo comprare lo zucchero, non devo. Probabilmente faccio prima se scrivo solo le due cose che devo comprare. Devo comprare la pasta, devo comprare il pane. Quindi questo è l'atteggiamento che noi dobbiamo avere verso l'obiettivo. Tutto ciò che noi vogliamo e non ciò che non accada. Infatti c'è anche un altro aspetto che spiega proprio la PNL, che la negazione è un concetto razionale che l'immaginario, la mente inconscia, non processa affatto. Vi faccio un esempio, facciamo questo gioco insieme. Non pensate ad un orso blu. È probabile, Luciano, che molti avranno visualizzato un orso blu. Prima blu e poi lo ridipingo e lo faccio marrone, ma di esatto, fatto mi arriva blu l'immagine. Bene, quindi quando vi dite o ci diciamo non voglio più ingrassare, non voglio più fare questo, non voglio più fare quello, di fatto io sto pensando a quella cosa e la sto potenziando. Esatto, è come il concetto di, se io devo esprimere il concetto di divieto, pensaci, se io vedo un cartello vietato fumare, di fatto vedo una sigaretta con una sbarra sopra che mi dice che lì non si può fumare, ma io sto vedendo, immaginando immediatamente il concetto di fumare e quindi di fatto mi viene più da fumare. È come se io ti dicessi adesso, Albino, adesso non ti girare, di fatti ti viene la voglia di girarti. Quindi concettualmente la negazione esprime esattamente, noi con la negazione esprimiamo ciò che non vogliamo, ma di fatto a livello inconscio l'input che ci arriva è esattamente quello che la negazione non dovrebbe produrre. Perfetto, allora diamo un messaggio ai giovani. Io oltre al messaggio ai giovani, perché i giovani che diventano leader, voglio che tu ci dici questa cosa. Nella nostra società molte volte vedo e sento leader che quando gli si chiede ma tu hai una vision, hai una mission, qualcuno dice ah sì, forse l'abbiamo nel cassetto, ah, l'ha scritta qualcun altro, la dovremmo avere. Quindi i giovani, come dici tu, che si affacciano nel mondo del lavoro, cosa devono fare anziché averla nel cassetto, la vision, la mission? Beh, dovrebbero averla scritta e magari in un posto che vedono ogni mattina, perché no, sullo specchio dove si sistemano la camicia, i vestiti, dove si pettinano. Ecco, grossa così, scritta la vision, la mission, l'obiettivo strategico. Ai giovani diamo anche tre, diciamo, tips, tre segreti per diventare leader. Innanzitutto capire che leader si diventa, creare un percorso per diventarlo, sognare in grande e visualizzare un obiettivo minimo da cui partire, il famoso concetto di arrivare alla montagna con un primo passo, e soprattutto esprimere pienamente ciò che vogliono. I limiti sono solo quelli che vi ponete. Esprimete quello che volete. Cambiate il mondo perché lo cambierete comunque. Cambiatelo in meglio.
e soprattutto essere partecipi della propria vision, della propria mission, quindi elaborarla e farla magari insieme a tecnici, ma soprattutto essere coinvolti nel processo di progettare una mission e una vision funzionale appassionante per la propria azienda. Con questo salutiamo i nostri telespettatori e ci vediamo alla prossima. Alla prossima! Ciao!